Bentornati e benvenuti sul mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di seguire su Instagram e soprattutto di iscrivervi al mio canale cliccando il bottoncino qui sotto. Come avete letto dal titolo, oggi vi spiegherò come io trovo, utilizzo e applico nei miei video le canzoni sottofondo, proprio come quelle che state ascoltando adesso. E niente, iniziamo col video. Allora, eccomi qui con il voiceover, così potete capire meglio mentre mi guardate scrivere. Per trovare la mia musica, scrivo su YouTube Aesthetic Music Copyright Free. Così mi usciranno diverse playlist con le canzoni più famose all'interno. Prima di scaricare ed utilizzare una canzone dobbiamo sempre vedere se è coperta da copyright. E è molto semplice questo, basta aprire la biografia, scorrere in basso e vedere se ci esce scritto la musica in questo brano è e tutte diverse informazioni. Di solito cerco le canzoni aprendo diverse playlist e mettendo mi piace alle canzoni che mi piacciono di più. Oppure utilizzo i contenuti di Surfaces Music. Questo perché? Allora, lui o lei è un artista che ha deciso di non mettere il copyright sulle sue canzoni, quindi siamo liberi di utilizzarle. Una volta che ho trovato la canzone che mi piace, copio e incollo il link su questo sito qui, vi lascio il link qui sotto così potete direttamente utilizzarlo e scelgo il formato. Ce ne sono diversi tipi, ad esempio MP3, MP4, in questo caso voglio solamente l'audio, quindi scelgo MP3. Clicco il bottoncino arancione ed aspetto un attimo. Adesso clicco su Download e come potete vedere la nostra canzone sarà già scaricata. Un altro metodo che consiglio a chi ha Mac, MacBook o comunque iOS è questo sito qui, diciamo, che si chiama MX YouTube Downloader. Basta scrivere su Google e vi apparirà il link per scaricarlo, è molto semplice, niente di complicato. Il procedimento è sempre lo stesso, ovvero copio ed incollo il link, clicco su analizzo così mi trova la canzone, clicco ok perché sono contenta con il formato che ho scelto e adesso clicco di nuovo su download. Quando il download sarà finito ci apparirà questa scritta verde con scritto appunto finito. Clicco su apri per trovare la canzone scaricata e ti sarà automaticamente messa nella cartella di MacX YouTube Downloader. Quasi inutile che ve lo spiego, però per utilizzare la canzone che ci piace in quel momento del video basta trascinare l'audio adesso, visto che lo voglio solo nella prima sezione del video. Lo taglio ed elimino l'eccesso e questo è il risultato. Allora, di solito io utilizzo gli effetti sonori per rendere i miei audio, diciamo, diversi dal solito e un po' più attraenti. Allora,
Su iMovie basta dividere la sezione di audio che vogliamo che abbia, diciamo, un rumore diverso oppure un effetto diverso. Io adesso l'ho divisa in due parti perché sono due i miei effetti preferiti. Adesso clicco su questi tre cerchietti qui in alto e poi su effetti audio. Il primo che sceglierò sarà telefono ed è questo. Un altro effetto sonoro che mi piace tanto si chiama smorzato ed è questo qui. Gli effetti sonori su Final Cut Pro sono molti di più e diciamo che me ne piacciono abbastanza, adesso vi elencherò e ve li farò sentire. Allora, il primo si chiama Television ed è questo qui. Il prossimo effetto sonoro si chiama Car Radio e suona così. Un altro che mi piace tanto è Telephone, che è molto simile a quello di iMovie, ed è questo. Mentre l'ultimo effetto sonoro che vi mostrerò su Final Cut Pro si chiama Underwater. Praticamente l'effetto è come se stessimo ascoltando qualcuno cantare sott'acqua e suona così. Adesso vi inserirò le mie canzoni preferite. E vi ricordo che ogni volta che io posto un video lascio sempre nella biografia il link delle canzoni che ho utilizzato. E niente, ve le lascerò anche qui sotto, tutte. Credo di aver finito,
quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram, iscrivervi, attivare le notifiche e niente, ci vediamo al prossimo video.